puntata invece di Assaggi Divini, un'altra puntata assieme a voi e soprattutto assieme ai nostri carici che girano un po' tutte le regioni d'Italia e non solo. Allora, questa settimana siamo per l'ultima puntata di questa saga, appunto, riferita appunto al vino in Val d'Aosta, per parlare di un'azienda di cui avevamo già avuto il piacere di intervistare tempo fa con il fondatore. Però non abbiamo parlato mai operativamente del suo vino, insomma, quindi parliamo di Valle d'Aosta e di Les Cretes, e per parlare di Les Cretes abbiamo la nostra clip di presentazione. Il tema della serata, no? Quindi le luci delle crete, ovvero cosa può un territorio dare con la sua conformità, la sua caratteristica, diciamo, del clima, e anche dei terreni, delle scelte, appunto, dei terreni dove fare e mettere, appunto, questi vitigni, e che cosa può produrre. Siamo appunto in Valle d'Aosta con Les Cretes e abbiamo con noi il piacere, appunto, di avere il rappresentante dell'azienda, o perlomeno colui che in qualche modo ha l'occhio un po' vigile, un po' pratico su come poi produrre il vino. Abbiamo con noi Marco. Pronto? Eccoci. Buonasera a tutti, Ok, allora, buonasera a tutti, buonasera. ciao. Ecco, Giulio Corti, esatto, Giulio Corti, scusami. Ecco, siamo in questo momento, tu sei a Les Cretes, cioè noi abbiamo uno sfondo bianco dietro di te, però sappiamo che tu sei in questo momento all'interno dell'azienda. Raccontaci un pochettino che cosa un po' Les Cretes rappresenta, no? In Valle d'Aosta. Beh, Les Cretes rappresenta prima di tutto un progetto di qualità portato avanti da generazioni, dalla famiglia Les Cretes. Ormai siamo dalla famiglia Charère, ormai Les Cretes è alla settima generazione e ce le abbiamo anche intorno in questo momento, Sì, esatto. intorno a noi. Esatto, E sì. devo dire che la filosofia fondamentale di Costantino, che è stato il fondatore, Costantino Charère, è sempre stata quella di valorizzare al massimo quelle che erano le potenzialità del territorio. Parliamo di Val d'Aosta, quindi parliamo di un territorio austero, di un territorio molto particolare, a un'altezza media che supera i 2000 metri come media, quindi capiamo benissimo che le potenzialità agricole sono molto limitate, però delle peculiarità uniche. Eh sì, Ha perché delle. mi raccontai, cioè, mi ho un po' più o meno capito che avete non un terreno, ma una serie di terreni sparsi un po' per tutta, appunto, la regione, che poi riuscite a raccogliere e valorizzare nel massimo, insomma, cercando di non bastarvi solo per la raccolta dell'uva, ma bastarvi anche nella tecnica, per poter ottenere qualcosa di meglio, qualcosa di più, valorizzare di più, appunto. Cerchiamo di
cerchiamo assolutamente di valorizzare al massimo quelle che sono le esposizioni, le altezze, e in particolare poi nel vino che andremo a assaggiare abbiamo cinque piccole vigne da cui andiamo a trarre il massimo della qualità di ogni annata. Sì, parliamo di Val d'Aosta, quindi parliamo di un territorio di montagna, parliamo di grandi escursioni termiche, parliamo di territorio. Il terreno è un terreno chiaramente morenico, disciolto, in alcuni casi anche sabbioso, e tutto questo poi lo andiamo chiaramente a riscontrare nel vino che andiamo a produrre. Beh, noi in trasmissione abbiamo il piacere di parlare, insomma, di il vostro cavallo di battaglia, no? Il Chardonnay Courvebois, e dove praticamente siete diventati famosi un po' per questo, no? Cioè, per poter dare appunto a una Chardonnay, quindi a un vitigno francese che è un vitigno che è molto vicino alla vostra natura, in quanto siete molto confinanti, e però dandogli un timbro unico nel suo genere. Lo Chardonnay è stato da sempre una delle sfide più importanti dell'azienda Le Crête, e in particolare proprio di Costantino, perché Costantino negli anni 70 ha avuto la fortuna di avere come amico un grande giornalista, Luigi Veronelli, sì. E in questa amicizia molto spesso i viaggi in Francia erano conoscitivi e di cultura, quindi innamorarsi della Borgogna è stato una netta conseguenza, sì. E da lì chiaramente riportare la tecnica utilizzata in Borgogna su un territorio come quello valdostano è stata una delle più grandi sfide accettate da Costantino Scharrer, e che noi oggi portiamo avanti con il massimo dell'attenzione e il massimo della cura per ottenere ogni annata veramente la cuvée migliore da poter portare sulle tavole dei nostri consumatori. Sì, esatto. Noi è molto piacere appunto di provare questo vino, dove la complessità è dovuta, bisogna dire una cosa, al di là del profumo, che è un profumo invitante, è un Chardonnay che ha 14 gradi e mezza, no? Quindi è quasi atipico per un vino bianco assumere questi gradi, però riesce con la tipicità del legno ad abbracciare praticamente una caratteristica unica come se ti facesse l'occhio in qualcosa di più audace. Quello che cerchiamo di ottenere da questo vino è chiaramente una grande interpretazione sullo Chardonnay che a fine fermenta in legno, 50% tra l'altro nuovo e 50% di primo passaggio, ma in questa fase, diciamo, di trasformazione lasciato sulle fecce in queste botti, il vino ha modo di complessarsi, ha modo di rendersi armonico, e quello che vogliamo è, mettendo la miglior uva che riusciamo a produrre ogni annata, è ottenere un vino che non è solo la sensazione di legno, ma deve essere il connubio tra il legno, il frutto, esatto. E tutte quelle che sono le caratteristiche poi che ci riportano al territorio, quindi una certa mineralità e un sì. certo equilibrio anche sotto il profilo di acidità, ecco, che è quella che poi dà la longevità a questo vino. Sì, esatto. È un vino che tendenzialmente può essere bevuto sia adesso, ma anche un vino di
che ha una sua statura anche fa 10 anni, fa 10-15 anni, e, per dargli appunto la morbidezza e la tranquillità di un vino non banale, ma soprattutto un vino che non si riesce a dimenticare, cosa che è simile per la cuvée che invece abbiamo fatto provare al quarto piano. Stai con noi, e abbiamo 5 minuti stare. Abbiamo intervistato Francesco Falcone, il giornalista al quarto piano, e niente, stai con noi e torniamo dopo in studio. Tornati qui al quarto piano, sempre con Francesco Falcone. Ciao. Che ci aiuterà ancora un po' a parlare appunto di mondo del vino e di geografia del vino in particolare. Insomma, la geografia spiega tanto, insomma. Eh sì, la geografia spiega forse anche più della storia, in termini, come dire, più stringenti. Poi la storia ha un valore evidentemente importante, sì, sul terroir, esatto. Ma è successivo. La geografia è importante, sì, esatto. Insomma, se siamo in montagna o in pianura, o se siamo a nord, esatto, o a sud del mondo, è importante, insomma, dice tantissime cose. Per un vino d'autore, per un vino di territorio, dice molto meno per un vino mercantile, per un vino commerciale, evidentemente. Sì. Noi abbiamo questa volta un vino, diciamo che... E l'esperienza appunto di scelta, di capacità, di luogo, forse è un po' un mix di diverse cose tutto questo, no? Nijdor, che è, come abbiamo visto appunto prima, è un blend di Petit Arvine, come dici anche te appunto, Chardonnay e anche appunto Pinot Grigio. Sì. Sì, un assemblaggio di più luoghi, no? Più luoghi. Evidentemente è un vino forse più predisposto a raccontare un'idea di stile. Sì. E Lecret, diciamo, lo stile di Lecret è sempre stato uno stile un po' più internazionale, no? Rispetto magari ai produttori, come dire, i vignaioli più piccolini della Valle d'Aosta. E quindi è probabile che questa sia un po' in bianco, diciamo, un'idea di lo zenith un po' espressivo dello stile, della cifra dell'azienda, che ha sempre un po', come dire, messo insieme eleganza ed esplosività, no? Ho cercato sempre di lavorare su questi due registri che sono apparentemente lontani, ma che si possono fondere laddove appunto c'è una mano ispirata. E infatti mi viene anche a chiedere, secondo te, vendendo un vino all'estero, l'espressività è la chiave di volta per essere un vino da ricordare, no? Rispetto magari il confronto con il mercato internazionale, no? Sì, la confezione è importante, cioè certi mercati cercano comunque di essere, vogliono essere rassicurati da un'idea di confezione, come dire, che parli una lingua comune, quindi una lingua piuttosto universale, e quindi è chiaro che ci sono produttori che in questo senso hanno un po' più di efficacia in quei mercati, e certamente Lecret in Valle d'Aosta è quella. È l'azienda che ha sempre puntato un po' di più a stare fuori dai confini regionali, perché non dimentichiamoci che la Valle d'Aosta, che ha uno sviluppo viticolo soltanto lungo la Dora Baltea, è una regione minuscola e che buona parte del suo vino viene autoconsumato dal turismo locale. Sì. Andiamo, proviamo, dai. Questo... Proviamolo. Allora. Grazie. Sì. Saluti a tutti e viva. Quindi, cioè, l'atteggiamento di questo vino è un atteggiamento un po' muscolare, no? Sì. Vieni qua che ti faccio vedere come sono, quindi anche dimostrativo. Vuole apparire, ci riesce. Sì, al naso molto diretto, molto, molto fresco. Sì, c'è freschezza. C'è anche però, come dire, l'intensità, c'è la densità, c'è il miele, c'è la nota boisée un po' legnosa evidentemente del legno, esatto. Insomma, si sente la speziatura un po', l'involucro, la cornice un po' dolce, esatto, un po' dolce, appariscente, dove che abbraccia un po' l'alcol, sì, un vino anche di calore, perché, insomma, titola 15 gradi in etichetta, probabilmente di fatto ce ne sono anche un po' di più, quindi è evidentemente un vino di volumi, ecco, di geometrie tondeggianti. È un vino anche questo qui sul gastronomico, dove appunto
l'importanza anche di una cultura riesce tranquillamente a sostenerlo. Suppongo ad esempio ha delle brace, qualcosa. Sì, di... sì, è un vino che ha necessità di una fibra importante, sì, perché tende, se no rischierebbe di penalizzarla, no? Sì. Penso soprattutto magari a o a dei piatti dove ci sono degli amidi che tendono, sì, un po' ad arricchire anche il palato, sì, a renderlo più proteico, diciamo. Esatto, esaltare. Questo vino è un esaltatore. Sì, anche. Questo è un vino che deve lavorare un po', come dire, per consonanza, non, sì, tanto per contrasto. Sì. Non ha elementi di durezza, non ha elementi di acidità, sì, piuttosto spiccata. Vive un po' di salinità ed è quello che aiuta questo vino a non farlo planare, perché altrimenti, sì, il finale sarebbe troppo alcolico. Sì. È un vino che riesce, come dire, a tenere desta l'attenzione dell'assaggiatore nonostante il peso. Esatto, nonostante, esatto, il peso. Esatto. Io è anche un vino proprio, esatto, io penso un po' anche adesso, questo ristorante inteso in un ristorante dove in qualche modo si vuole esaltare un piatto e questo qui ti dà un appoggio, ti dà, sì, sostanzialmente un qualcosa di eleganza, corpo, e senza troppo prevalere, però con una cremosità. Lui sa di essere, insomma, un vino importante, ecco, costruito per quello. Sì, sì, sì. E certamente è un vino che si lascia vedere, insomma. Sì, esatto. E, Francesco, ti ringraziamo. Grazie a te. Ci vediamo appunto la prossima settimana, sempre con Francesco, con altri vini, altre regioni, altri colori. E ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Ciao. Hai visto? Ci sei? Pronto? Sì, ci sono. Ok. Hai visto un po' come è andata, no? La caratteristica appunto di quel vino lì di Nash Door, io l'ho provato anche giorni dopo, ed è una sua caratteristica di non scadere mai, ma anche nel tempo, e quindi darti un marchio, un'impressione dei grandi, che assolutamente solo i grandi vini sanno dare, che nel tempo rimane immutato, anzi può migliorare. Quindi a bicchiere aperto, bottiglia aperta e bevuta anche successivamente, due giorni dopo, questo qui ti dà la caratteristica di un grande vino, di un diciamo di una cifratura che è abbastanza ben definita, e quindi state andando su una direzione ottima, insomma, per quello che riguarda il vino. Diciamo che quello che ci ha portato in qualche modo a pensare a questo nuovo vino, che è un vino che produciamo negli ultimi 3 anni, 4 anni, questo Nash Door, era un po' una sfida che portasse le Cret a utilizzare tutte quelle che sono fino ad oggi le conoscenze, le tecniche, e soprattutto portare un vino che potesse in qualche modo affiancare quello che è il nostro fiore all'occhiello, che è lo Chardonnay Cuvée-Bois. Mm-hmm. Sapendo che lo Chardonnay è un vitigno internazionale e chiaramente ci confrontiamo con questo vitigno in modo territoriale, abbiamo pensato a una cuvée che in qualche modo ci portasse più il segno ancora di più del territorio, quindi la Petit Arvin, che è una varietà, definiamola, delle Alpi, che condividiamo col Canton Vallese. La prevalenza di questa Petit Arvin ci porta ad avere un aspetto minerale, un aspetto austero, un aspetto di territorio alpino. In piccola parte lo Chardonnay, perché fa parte della nostra cultura, e il Pinot Gris, che in Val d'Aosta ha una grande espressività. È poco prodotto, ma i pochi esemplari di Pinot Gris che si possono assaggiare sono veramente di altissimo livello. Quindi sì, ogni anno andremo in qualche modo a giocare su questo blend, che sono le migliori uve bianche che le Cret produce, e giocheremo in percentuale per avere il migliore equilibrio delle varie annate.
Abbiamo il piacere anche di avere Elena, no? In trasmissione. Adesso è andata a portare il bambino da un'altra parte perché sennò ci distrugge tutto. Ok, perfetto. Se hai un attimo, la posso chiamare? Sì. Io, 2 secondi, se ce l'hai, giusto per abbondare uno sguardo. Aspetta solo un secondo, scusami. Ma... Sì. Elena, vieni solo un secondo che ti vuole salutare. Scusami, ma sì. Avendo bambini piccoli... Sì, ma infatti. Notavo che era una piccola persona abbastanza vispa. Per essere... Sì, molto vispa. Ti passo Elena nel frattempo. Mi saluto tutti. Esatto, quindi fa capire esatto che dietro a delle bottiglie, delle confezioni c'è anche sono delle anime e anche dei progetti di vita, tra cui insomma quella di Elena e appunto del suo compagno. Sì, infatti. Eccoci, eccola qua. Buonasera, eccole, vedi? Ecco, hai smollato il bambino. Eccolo. Abbiamo qua. dei piccoli disturbi, scusaci. Ah, ecco, esatto. Perché uno va bene, dai. Allora. No, sì, hai ragione. Sì, esatto. Allora, raccontaci più o meno. Te che cosa fai? Allora, te ti occupi appunto del marketing di Les Credes. Che bella domanda mi hai fatto. Sì. Allora, aspetta, l'azienda in realtà è un'azienda di piccole dimensioni, con delle esigenze però da medie dimensioni, quindi in realtà avremmo bisogno di avere dei settori definiti, cosa che facciamo fatica ad avere, quindi fai conto che tutti cerchiamo di occuparci un po' di tutto. Poi nello specifico mia sorella Eleonora, che è più piccola di me, si occupa della parte agronomica, probabilmente Giulio te l'ha già detto, e io seguo un pochettino di più la parte del marketing e della comunicazione. Sì, infatti quello avevo il riferimento appunto tuo per la comunicazione, insomma, quindi ho cercato di incrociarti subito. Ma la cosa che ho notato anche nella foto, in una foto recentemente, ma siete una ventina almeno. Siete dei piccoli. Siamo? Siete una ventina all'incirca. Tu dici come staff? Come staff? Ma in realtà siamo 10 persone fisse, poi ci sono gli stagionali che sono quelli che si occupano della potatura e dei lavori del vigneto. E quindi praticamente tu ti occupi appunto del meccanismo. Qual è il meccanismo di accoglienza che potete dare alle Credes? Guarda, per noi la cosa fondamentale è accogliere gli amatori wine lovers, esperti o meno che siano, per farli entrare nel nostro mondo. E per entrare nel nostro mondo intendo farli entrare nel nostro cuore, nella nostra anima. Quindi è da qui che è nato il rifugio del vino, proprio perché il rifugio ospita e dà protezione appunto ai nostri valori, ma li porge anche a chiunque voglia affacciarsi al mondo del nostro vino, che è il vino di montagna. Infatti, avevamo visto insomma nel sito la pubblicità appunto che riguardava la vostra azienda. Innanzitutto, il rifugio del vino, quando è che è aperto? Allora, il rifugio del vino è aperto tutti i giorni di tutto l'anno, dal lunedì al sabato, e nel mese di agosto anche le domeniche. E fate attività serale? Magari? No, di attività serale purtroppo non riusciamo a farla per il fatto che comunque siamo impegnati tanto dal mattino. Scusate, l'intrusione. Esatto. Siamo impegnati tanto dal mattino in poi, quindi
c'è veramente difficile organizzare e proporre anche un'attività serale, cosa che vorremmo. Proponiamo una serie di attività e di degustazioni specifiche, questo sì, durante la giornata, e quindi ci sono delle degustazioni, come avrei potuto vedere dal sito, delle degustazioni mirate, in cui proponiamo diversi tipi di attività che possono essere tipo i giochi a quiz sul vino, piuttosto che la degustazione con l'enologo, piuttosto che la degustazione dei nostri top wines, piuttosto che una degustazione classica. E quindi si può anche fare il giro dei vigneti proprio per pestare, per toccare con mano la nostra terra. Noi ti ringraziamo di essere stata con noi e di aver partecipato assieme al tuo compagno e assieme al vostro bambino, che è bellissimo, che dà un momento di felicità e appunto di gioia all'interno della trasmissione. Noi ti facciamo un abbraccio e ti facciamo un augurio di tante bellissime cose. Io vi saluto con l'invito a tutti, a chiunque ci ascolti, anche a voi, di poterci venire a visitare. Vi aspettiamo volentieri. Assolutamente sì. Allora, ricordiamo appunto Les Cretes, Valle d'Aosta, anche qui presente nelle nostre enoteche, ma soprattutto presente in Valle d'Aosta. Un abbraccio. Certo. Un abbraccio. Grazie, altrettanto. Ciao. Buona serata. Altrettanto. Ciao. Noi amici ci vediamo alla prossima puntata con temi un po' diversi che riguardano il mondo del vino, sempre un po' inerenti, e un abbraccio con i nostri bicchieri. Ciao!